Giovanni Dattoli, amministratore delegato Volvo Trucks. Giovanni, siamo all'Ecomondo, qui si parla assolutamente di transizione ecologica, di sostenibilità. Come sta andando? Tu dici sempre: noi abbiamo un'azienda nell'azienda. Raccontami questo concetto che mi piace molto. Il concetto di azienda nell'azienda è a me molto caro, come dici giustamente, perché stiamo cercando di gestire la transizione verso il futuro, stiamo cercando di creare il mercato di veicoli elettrici. Siamo oggi gli unici produttori di fatto di veicoli completamente elettrici pesanti fino alle 44 tonnellate. È chiaro che è un mercato che va costruito, perché creare un mercato da zero richiede tantissimo impegno, tantissimi sforzi, e richiede di avere un'organizzazione che lavora all'interno dell'azienda per costruire questo mercato. E parallelamente bisogna continuare a vendere i veicoli a gasolio e bisogna continuare a lavorare sulla transizione con veicoli sempre più puliti e sempre più in grado di portarci a soddisfare quelli che sono i parametri di rispetto dell'accordo di Parigi e della riduzione di emissioni di CO2. Allora, Sabrina Leoner, direttore Electromobility Volvo Trucks Italia. Beh, è una novità assoluta alle nostre spalle, abbiamo un full electric, l'FH, raccontacelo Sabrina. Sì, allora, quale migliore occasione per presentare ufficialmente i primi veicoli pesanti che sono arrivati sul nostro mercato. Dalla settimana 37 di quest'anno abbiamo cominciato la produzione in serie anche della gamma pesante dei veicoli elettrici, quindi l'FH e l'FE. Alle mie spalle abbiamo l'ammiraglia della nostra gamma, per l'appunto un veicolo FH con la cabina Globetrotter XL. È un veicolo configurato con il massimo delle batterie ad oggi disponibili, perché il nostro trattore è attualmente disponibile con la configurazione a 5 e a 6 batterie. La soluzione che proponiamo oggi in fiera è la soluzione a 6 batterie, dove abbiamo quindi una potenza installata a bordo nominale di 540 km. È il veicolo che ad oggi riesce tranquillamente a rispondere ad esigenze di trasporto medie del nostro trasportatore, che ha una necessità di 300 km giornaliere, perché i nostri veicoli hanno la possibilità di essere caricati con tre modalità. Allora, innanzitutto, sia in corrente continua che in corrente alternata. Allora, in corrente continua, potendo disporre anche di una nostra wallbox, quindi con una soluzione di ricarica completamente studiata e proposta da Volvo Trucks. Ovviamente sfruttare delle infrastrutture di ricarica fast charge attraverso ovviamente delle colonnine presenti o non presenti sulla rete, piuttosto che sfruttare la possibilità di ricaricare i nostri veicoli con una corrente alternata e utilizzando dei o caricatori mobili o dei nostri cavi. Quindi Volvo, a differenza di altri costruttori, ha questa flessibilità nella ricarica dei propri veicoli. Giovanni, due battute velocissime, due numeri, come sta andando? Ordini? L'anno è molto positivo per quel che riguarda la produzione e le consegne. È stato un anno difficilissimo, perché comunque tutti i noti problemi di assenza di componenti hanno caratterizzato quest'anno e ci hanno reso la vita abbastanza complicata, allungando i tempi di consegna. Devo dire però che siamo riusciti comunque a mantenere fede a buona parte delle nostre promesse. La coda di ordini è ancora molto lunga, stiamo lavorando per accorciarla, stiamo lavorando sempre di più per cercare di gestire le richieste ai nostri clienti, ma il mercato è ancora un mercato buono, che chiuderà sui livelli dell'anno scorso, con aspettative sull'anno prossimo a livelli probabilmente simili a quest'anno, con un punto di domanda però su quello che sta succedendo e su quello che succederà nei prossimi mesi e sulla possibilità di difficoltà dovute ai noti problemi sui costi dell'energia e sui costi del gas. Questo sicuramente creerà un effetto sulle aziende di trasporto, nonché sulle aziende di logistica, e vedremo l'impatto di questo su di noi. Sabrina, che cosa si prova? Hai provato l'FH Electric? Raccontaci un po' le sensazioni in cabina di guida, la cosa diversa, la cosa che ti ha scioccato di più. Allora, è completamente diversa la conduzione di un veicolo elettrico. Innanzitutto la silenziosità, è incredibile la sensazione di silenzio, di pace che tu percepisci all'interno. Una cosa estremamente altrettanto caratteristica è il fatto l'assenza di vibrazioni all'interno del veicolo. Poi una cosa altrettanto positiva è l'ottima visibilità che hanno i nostri veicoli. Ovviamente non sto parlando solo di una caratteristica del veicolo elettrico, ma è una caratteristica di tutta la nostra gamma di prodotto. Quindi sicuramente silenziosità, assenza di vibrazioni e reattività.
Diciamo che è una macchina che ha una reattività incredibile, una manovrabilità eccezionale. Non sembra neanche di guidare un veicolo che possa portare 44 tonnellate, è una cosa incredibile. Insomma, non è più una vita da camionisti duri. No, assolutamente no. Poi ci saranno delle novità, una bella storia da raccontare sulla consegna del nostro primo veicolo FM, dove effettivamente la guida sarà destinata ad una figura nuova. Non è... Allora, l'autista forse fino ad oggi è sempre stato visto come una professione legata più ad una figura maschile, ma non è assolutamente così. Questa è una storia che poi Volvo racconta da tempo, in cui l'autista non è solamente una figura maschile che la può fare, ma io credo che l'elettrico ancor più spingerà in questa direzione, e quindi l'autista risulterà ancora più facilmente un'attività e una professione che possa essere esposata anche da figure femminili, da delle signore, da delle ragazze. Sabrina, elettromobilità significa anche semplicità. Spiegaci questo concetto secondo Volvo. Sì, allora i tre concetti, proprio che anche per enfatizzare il concetto della semplicità, sono sostanzialmente tre. Il primo è una soluzione integrata completa, questo è un messaggio che si rivolge al titolare di un'azienda e, come dicevo prima, che con Volvo trova una soluzione completa di veicoli, quindi il veicolo, un contratto di manutenzione, un contratto di riparazione, assistenza e realizzazione dell'infrastruttura per ricaricare i veicoli e supporto durante la gestione barra la ricarica del mezzo, e questo è il primo concetto. Il secondo è insieme per l'ambiente, quindi un messaggio praticamente per un ecosistema un po' più ampio, quindi qua ci rivolgiamo sostanzialmente alla committenza, quindi al cliente del nostro cliente, quindi acquistare un veicolo elettrico, quindi 100% elettrico, quindi vuol dire dare un supporto per il raggiungimento di obiettivi in termini di sostenibilità. Dopo, un altro attore che noi riteniamo comunque importante nel mondo della sostenibilità è l'autista, quindi è importante comunicare e trasferire questo tipo di messaggio, che il nostro veicolo è un veicolo che è estremamente confortevole, quindi silenzioso, assenza di vibrazioni, quindi questi sono dei messaggi che si rivolgono sostanzialmente a chi guida, a chi conduce il nostro veicolo.